Star Wars è il mito dai 1000 volti di Andrea Lulli. Tu vedi più guerre stellari e dici è finito così. Poi te ne arriva un altro e il secondo ti finisce con Han Solo nella grafite e mo, che poi dopo abbiamo scoperto perché sta nella grafite, c'era il contratto, glielo rinnovavo, non glielo rinnovavo, però allora, quello nella grafite, quell'altro gli si è scioccata la mano, e, cioè non era un bel finale, cioè, adesso il prossimo aspettiamo di due anni, cioè qui adesso ci fanno un film ogni 3 mesi nelle saghe. Tutto l'impero parte dal fatto che lui ha pensato che da quel film si potesse vendere pupazzi, magliette, colonne sonore, giochi da tavolo, c'è cioè di tutto. Infatti a me piace molto, nel senso trovo divertente ma anche interessante quando dico ma l'ultimo Star Wars è commerciale. Pure un'americanata. Cioè vendevano i pupazzi, vendevano le scatole vuote dei pupazzi, sì, prima che arrivasse il film, poi si portava il biglietto in cinema e ci davano un pupazzo per pagare il resto. No? Questo per dire come nasce Star Wars, nel senso, poi dopo c'è il mito sopra, ma è chiaramente un grosso impianto commerciale, insomma, ed è proprio su quell'equilibrio che sta il suo fascino. Questo invece quando l'hai visto io? Dunque io Star Wars, il mio primo approccio con Star Wars fu proprio con le action figures, cioè io, per me nascono pupazzi e soprattutto e poi scoperto che c'è un film dietro, l'ho scoperto dopo, io sono del 76, quindi ero piccolissimo quando è uscito il primo Guerre Stellari, perché per me si chiama Guerre Stellari, si chiama Nuova Speranza, insomma. Poi mi ricordo, ecco, c'è mio padre in sala, mi ricordo che lui mi portò da uno dei suoi viaggi da Bruxelles delle maschere di Star Wars, del Ritorno dello Jedi, perché a me piaceva il Tilly, c'era Yoda, quindi insomma in qualche modo in fissa con queste maschere che si ritagliavano, delle maschere di cartone, e da lì poi ho approfondito, poi andammo in sala a vedere il Ritorno dello Jedi, non c'era niente perché chiaramente ma non importava perché ti mostri, cioè era divertentissimo così. Questa attenzione verso il merchandise, verso i pupazzetti, verso i ragazzi, un po' smentisce la leggenda secondo cui Lucas il primo film ha fatto un po' così alla cieca e non sapeva bene come andasse a parlare la storia di... No, non, quella non è la leggenda, quella è la verità. La leggenda è che lui avesse preparato tutto da principio. È vero, in senso di vero storico, quello che dice Oscar, cioè all'inizio probabilmente nemmeno lui ci credeva moltissimo nel film, no? Mise su questa trama, tutto sommato abbastanza semplice, basando tutto appunto su quello che avrebbe dovuto vendere. Ed è abbastanza chiaro, ma a parte che se vedi il film con uno spirito un po' razionale, lì c'è sempre l'approccio di fede e l'approccio di ragione. La verità di fede, che è comunque una verità, è che lui aveva tutto scritto da principio, prequel, tutto, ma sapeva tutto, lui ha saputo, io una volta ho contato tutto al scenario, che mi ha raccontato tutto, a te non ce l'ho parlato, ho detto che il lavoro che facevo, no? Lui dice, no, lui aveva i libri già scritti da prima, perché a me interessa, questa è l'antropologia, sentire come la gente percepisce il mio. E anche perché Lucas ci ha giocato su questo, cioè nel senso è lui stesso che ha alimentato questa leggenda. Ma nel primo film è evidente, da prendere cattura la principessa Leia, che è sua figlia, secondo quello che sappiamo, la tortura, fino a lì ci siamo perché è cattivo, però il film, proprio questa scena della tortura, la passa come se, cioè non c'è un momento in cui la sottolinea, un momento in cui c'è un loop. È evidente che in quel momento nella mente di Lucas non è sua figlia e nemmeno Luke è suo figlio, tanto che non lo percepisce. Lui non ha la percezione che mentre dopo si cominciano a sentire tra loro. Ma questa non è un'impressione mia, è una cosa che Lucas ha raccontato. Se vai a sfogliarti Starlog, man mano che ti facevano le interviste, lui diceva no, abbiamo inserito degli elementi nuovi, eccetera. Ma è chiaro che l'invenzione di Darth Vader, padre di Luke, arriva tra il primo e il quinto capitolo. E a riprova di questo c'è un seguito che lui aveva scritto, nel caso il film non avesse avuto tanto successo, l'avrebbe comunque fatto a basso budget, che si chiama The Splinter of the Mind's Eye, in italiano è stato tradotto come La Gemma di Kaibur, ed è diventato un romanzo di Alan Foster, che poi un fumetto della Dark Horse, ve lo consiglio se siete curiosi, in cui Luke e Leia fanno quasi l'amore, quindi chiaramente non sono fratello e sorella, quasi, stanno proprio lì, insomma lui si arrapa proprio, cioè, stanno là vicini nella palude, si capisce che là ci vanno proprio molto molto vicino. Tra l'altro si baciano anche l'impero colpisce ancora, un bacio abbastanza casto, ma è chiaro che in quel momento non c'è il rapporto fratello e sorella, insomma non c'è, perché non si fa questo Hollywood, poi dopo non può essere. E Darth Vader non ha nessun legame di parentela e muore in maniera subitissima dall'altro, quindi è chiaro che questa è un'idea che è arrivata dopo. Nel momento in cui è arrivata, Lucas, il suo staff, è stato bravo a, come dire, fare quello che si chiama retcon, che è
continuità retroattiva, cioè a far credere che fosse tutto pensato e ragionato. Se la recava sempre così, anche quando va a fare i prequel, lui non ti racconta la storia che tu ti aspetti, non racconta la storia che Obi-Wan racconta a Luke nei capitoli, perché non gliene frega più niente in quel momento, racconta un'altra storia, ma poi con la verità di fede lo spettatore, insomma, percepisce il mito come se fosse un mito. Se tu sei irrazionale è chiaro che vedi buchi, cioè sono errori, nel senso Obi-Wan dice che l'ha allenato Yoda, non si vede mai, non parlano mai di Qui-Gon Jinn, che invece è un personaggio così importante, cioè, non, è chiaro, cioè, si vede l'artificio, però se invece sei, ed è qui l'aspetto religioso e mitico del tutto, sei tu stesso che fai mitopoiesi all'interno, quello che manca ce lo metti tu, no?